Ciao a tutti e grazie per il tempo che mi dedicate. Sto mandando questo messaggio attraverso vari canali per raggiungere i miei cari amici russi e i soldati russi in servizio in Ucraina. Vi parlo oggi perché nel mondo stanno accadendo cose che vi tengono nascoste, cose terribili che dovreste sapere. Ma prima che vi parli della dura realtà, permettetemi di raccontarvi del russo che è diventato il mio eroe. Mi riferisco a Yuri Petrovich Vlasov. Nel 1961, quando avevo 14 anni, un caro amico mi invitò a Vienna per vedere il campionato mondiale di sollevamento pesi. Io ero nel pubblico quando Yuri Petrovich Vlasov vinse il titolo mondiale, diventando il primo essere umano a sollevare 200 kg sopra la testa. Dopo la premiazione mi avvicinai a lui e riuscii a stringergli la mano. La sua stretta di mano era forte, ma il suo sguardo era gentile e mi sorrise. Non dimenticherò mai quel giorno, mai. Tornai a casa e attaccai la sua foto sulla parete davanti al mio letto. Quella foto doveva servire a ispirarmi quando iniziai a sollevare pesi. Mio padre allora mi disse di togliere subito quella foto e di trovarmi un eroe tedesco oppure austriaco. Ma io non tolsi quella foto, no, perché non mi interessava sapere a quale bandiera appartenesse Yuri Vlasov. Il mio rapporto con la Russia non è finito lì, anzi si è approfondito quando sono stato lì per i miei film e ho incontrato tutti i miei fan russi. Fu in uno di questi viaggi che io ricordo che incontrai di nuovo Yuri Vlasov. È stato a Mosca durante le riprese del film Danko, il primo film americano che fu autorizzato a girare nella Piazza Rossa. Passammo insieme quasi tutto il giorno. Yuri era così premuroso, così gentile, così intelligente e ovviamente molto generoso. Mi ha regalato questa splendida tazzina blu e da allora ci bevo il caffè tutte le mattine. Il motivo per cui vi sto raccontando queste cose è che ho sempre avuto affetto e rispetto per il popolo russo. La forza e il cuore del popolo russo mi ha sempre ispirato. Per questo spero che mi permetterete di dire la verità sulla guerra in Ucraina e quello che sta succedendo. A nessuno piace sentire critiche al suo governo, lo capisco, ma come amico di vecchia data del popolo russo, spero che ascolterete quello che vi sto per dire. E vi ricordo che vi parlo con la stessa sincera preoccupazione con cui ho parlato agli americani quando c'è stata una tentata insurrezione il 6 gennaio dello scorso anno e una folla selvaggia ha assaltato Capitol Hill cercando di rovesciare il governo. Ci sono momenti come questi che sono così sbagliati che bisogna farsi sentire ed è la stessa cosa che dovreste fare voi col vostro governo. So che il vostro governo vi ha detto che questa è una guerra per denazificare l'Ucraina. Denazificare l'Ucraina? Non è vero. Il presidente dell'Ucraina è ebreo, un presidente ebreo al cui padre i nazisti hanno ucciso 3 fratelli. Non è stata l'Ucraina a iniziare questa guerra. Non sono stati i nazionalisti e neppure i nazisti. È stato il Cremlino a iniziare questa guerra. Questa non è la guerra dei russi, no, lasciatemelo dire. Dovresti sapere che 141 paesi delle Nazioni Unite concordano che è stata la Russia ad attaccare. Interi quartieri sono stati rasi al suolo dall'artiglieria russa e dalle bombe, inclusi un ospedale pediatrico e uno di neonatologia.
3 milioni di rifugiati ucraini, soprattutto donne, bambini e anziani, sono fuggiti dal loro paese e tanti altri stanno tentando di uscire. È una crisi umanitaria. Per via della sua brutalità, la Russia adesso è isolata dalla società delle nazioni. Non vi stanno dicendo la verità, nemmeno sulle conseguenze di questa guerra sulla Russia stessa. Mi dispiace dirvi che sul campo di battaglia sono morti migliaia di soldati russi, mentre la leadership russa combatte solo per conquistare. Grandi quantità di attrezzature sono state distrutte o abbandonate. La distruzione che le bombe russe stanno facendo piovere su civili innocenti ha così indignato il mondo che le sanzioni economiche più dure mai approvate sono state imposte al vostro paese. Il governo russo non ha mentito solo ai cittadini, ma anche ai soldati. Ad alcuni soldati è stato detto di andare a combattere i nazisti, ad altri è stato detto che gli ucraini li avrebbero accolti come eroi, ad altri ancora è stato detto che si trattava di un'esercitazione. Non sapevano nemmeno di stare andando in guerra. Qualcuno ha detto loro che erano lì per proteggere i russi in Ucraina. Non c'è niente di vero, niente. Quando vedo bambini tirati fuori dalle macerie, penso che stia guardando un documentario sugli orrori della Seconda Guerra Mondiale e non le notizie del giorno. Ai soldati russi che stanno guardando questo video dico, questa non è la guerra per difendere la Russia che hanno combattuto i vostri nonni o i vostri bisnonni, questa è una guerra illegale. Le vostre vite, i vostri arti, il vostro futuro sono sacrificati per una guerra senza senso, una guerra che tutto il mondo condanna. Adesso chiedo solo ai potenti del Cremlino. Perché sacrificare questi giovani uomini solo per le vostre ambizioni? Ricordo ai soldati russi che mi stanno ascoltando, che mi stanno guardando, che 11 milioni di russi hanno legami familiari con l'Ucraina. Con ogni proiettile che sparate, colpite un fratello o una sorella. Ogni bomba, ogni granata che cade, non cade su un nemico, ma su una scuola, su un ospedale, su una casa. Lo so che i russi non hanno idea di quello che sta succedendo, quindi esorto i soldati russi in Ucraina a capire la propaganda e la disinformazione che vi raccontano. Vi chiedo di aiutarmi a diffondere la verità. Fate conoscere ai vostri compagni russi la catastrofe umana che si sta svolgendo in Ucraina. E a Presidente Putin dico, tu hai iniziato questa guerra, tu la stai guidando, tu solo la puoi fermare. Ora concludo con un messaggio a tutti i cittadini russi che protestano in strada contro l'invasione in Ucraina. Il mondo ha visto il vostro coraggio. Sappiamo anche che avete sofferto le conseguenze del vostro coraggio. Siete stati arrestati, siete stati imprigionati, siete stati picchiati. Siete voi, i miei nuovi eroi. Voi avete la forza di Yuri Petrovich Vlasov. Voi avete il vero cuore della Russia. Miei cari amici russi, Dio vi benedica tutti. And the world